continua il nostro viaggio nel mondo della ristorazione ad Urbino. Oggi siamo qui all'angolo di Vino, un'osteria, con lo chef Rossetti. Tanti i riconoscimenti di questa realtà ducale. Sì, tanti riconoscimenti, però se posso partire un po' dall'inizio, io quando sono arrivato a Urbino ho sempre solo pensato a farmi clienti, lavorare per i clienti e fidelizzare i clienti, e soprattutto ho cercato di farmi conoscere per quello che è la mia cucina, il mio modo di essere. Non ho mai lavorato per le guide, io ho sempre lavorato per farmi una clientela, e fidelizzando questa clientela, e soprattutto ho sempre cercato di creare l'ambiente che la mia clientela negli anni sapevo di fare delle cose gradite. Le guide sono arrivate dopo, molto dopo. L'importante per me è sempre stato quello di farmi una clientela che mi permettesse di, scusatemi, ma di sopravvivere, di pagare bene i dipendenti, i fornitori, e quindi di raggiungere una serenità. Raggiunta questa tranquillità, poi sono arrivate le guide, ma non ho mai fatto nulla pensando di fare delle cose per le guide. Ho sempre lavorato per i miei clienti, poi sono arrivate le guide. Una cucina mossa sicuramente da tanta passione, che si sente dalle tue parole. Che tipo di cucina proponi ai tuoi clienti? Allora, una cucina sicuramente che viene dettata dal cuore, dall'istinto, dall'improvvisazione, che poi sappiamo tutti quanti che improvvisazione la si può fare se hai delle grandi basi, quindi si improvvisa quando hai basi. E mi piace interpretare, mi piace andare al mercato, mi piace parlare con i miei fornitori, produttori, artigiani della terra. Proprio per quello frequento in Urbino il giovedì mattina il mercato degli artigiani, il sabato mattina il mercato, perché credo che sia una fonte di ispirazione. Sono loro stessi che mi suggeriscono quali saranno gli ingredienti della settimana successiva, sono loro che mi suggeriscono la tradizione di un luogo. Poi il cuoco è una persona che conosce magari il gusto, e quindi se non è anche del luogo ma ha il gusto, è curioso, sa ascoltare, può con il gusto riproporre la cucina del territorio. Quindi come definiresti la tua cucina? Una cucina tradizionale, innovativa allo stesso tempo? Una cucina d'istinto e di cuore. Abbiamo un periodo molto fiorente qui ad Urbino per quanto riguarda i ristoranti, sono sempre più numerosi. Come secondo te realtà di qualità possono aiutare il territorio? Il territorio è valorizzato se ci sono persone che lo sanno interpretare. In questo momento ci sono bravi, grandi ristoratori che sanno interpretare il territorio, le materie prime del territorio, e quindi può essere che tutti quanti vinciamo, perché finché c'è solo un ristorante che fa da apriporta è una cosa, ma quando siamo in tanti vinciamo tutti. E per Urbino il fatto che oggi ci siano giovani con tanta grinta e con tanto entusiasmo, che hanno voglia di fare bene per se stessi in primis, ma di riflesso ne gode anche la città. Quando parliamo di ristoranti che entrano nelle guide e portano persone che a Pesaro o a Cattolica decidono di fare una deviazione perché vogliono provare la cucina di un ristorante, di effetto domino ne goderà anche la città.
Quindi Urbino deve credere molto nel turismo e nella ristorazione, e le guide oggi aiutano molto a portare i clienti a noi che ci fanno lavorare, ma anche alla città.